Pour tous les grimpeurs de l'époque, le pilier central du Fresnay restait la dernière, la plus belle et la plus redoutée des parois vierges du massif. 700 mètres d'à pic mêlant neige, glace et escalade artificielle à plus de 4000 mètres d'altitude. En juin 1960, une cordée menée par René de Maison et Pierre Mazot s'y était attaquée. La cordée italienne réunissait Andrea Gioni, un brillant guide de Courmayeur, Roberto Gallieni, un alpiniste chevronné, qui était pour cette ascension le client de Walter Bonatti, le plus célèbre grimpeur italien des années 60. Devo dire che da almeno due anni io non partecipo più a congressi, non faccio più conferenze, non praticamente tutti i miei rapporti pubblici, a meno che siano direttamente rivolti, incentrati su di me, io non vi partecipo più. D'altra parte ho un'età che posso anche, io ho già dato in un certo senso. Ecco, però quest'anno ho saputo del Festival dei Fini della Montagna di Trento che quest'anno ci sarà la rievocazione della tragedia del pilone centrale del Monte Bianco. Ci siamo salvati in tre, Gallieni è morto, siamo rimasti io e Pierre Mazot. Pierre Mazot che io considero un fratello e tale sono considerato da lui. Ci saremo, sarà una buona occasione per ritrovarci a Trento, a ricordare questi momenti pur tragici del pilone centrale del Monte Bianco. Ci sarà Reinhold Messner che parteciperà, anzi sarà, diciamo così, il moderatore, tra virgolette, di questo nostro dirci delle cose e sarò felice di essere a Trento, insomma.